È inevitabile che per lo sviluppo economico dell'intera area, anche in relazione alla probabile futura creazione dello Stato autonomo palestinese, occorre puntare molto sulle nuove tecnologie, perché la disponibilità è quella che è. Ma occorre soprattutto pacificare tutte le parti in lotta, ciò che richiede disponibilità al dialogo e a fare concessioni. Ci sono sicuramente forze nei due campi che hanno queste disponibilità, che però in questo momento sono effettivamente sotto la cenere. D'altra parte, ma questo richiede notevoli capitali, da parte israeliana c'è uno sforzo notevole per aumentare molto la dissalazione, visto che da quelle che sono le risorse idriche tradizionali non si riesce a ricavare più di tanto, anzi sono già sovrasfruttate. Qua c'è il grafico di accrescimento della produzione di acqua da dissalazione, che dovrebbe arrivare quasi a un terzo della quantità complessiva di acqua per uso potabile nel giro di alcuni anni. Sulla destra c'è un impianto, c'è una visione dell'interno di un impianto di dissalazione, che è quello di Ashkelon, poco a nord della striscia di Gaza. Un altro punto di contesa che ha riguardato e riguarda tuttora l'acqua, o indirettamente è l'acqua, è quella che abbiamo fra Stati Uniti e Messico. È una tensione che risale a oltre due secoli fa, riguarda principalmente, ma non solo, il fiume Colorado e il Rio Grande, in alcuni tratti chiamato anche Rio Bravo, e è da due secoli perché sostanzialmente è da due secoli che c'è stata una stabilizzazione, nel senso che gli Stati Uniti comperarono una parte dell'attuale stato del Colorado, quindi con anche il fiume che nella parte alta lo attraversava. Mentre con la disgregazione della presenza spagnola nell'America del Nord, il Messico prese il controllo di tutta la restante parte del Colorado. Da questo momento in poi il confronto riguardò solo Stati Uniti e Messico. Un po' di storia: il Texas fino al 1835 era una provincia del Messico. Tuttavia, a causa di una legge che limitava l'autonomia della provincia, questa è stata una delle prime guerre federaliste, potremmo dire, i texani o texians dichiararono la indipendenza. L'esercito messicano, con alla testa il generale Santana, che era anche capo di Stato, superato il Rio Grande, cercò di sedare la rivolta. Qua si inserisce l'episodio di Fort Alamo, però poco dopo Santana fu sconfitto definitivamente e catturato dal generale Sam Houston. Per curiosità va detto due cose che non sempre si trova nei libri di storia. La prima, più banale: il villaggio che vide questa battaglia che sconfisse Santana aveva un nome spagnolo, oggi si chiama Houston ed è la città più popolata del Texas. Altra cosa, sempre per curiosità, sì, c'era sicuramente una forte spinta verso la libertà da parte dei Texians, però va dimenticato che fra le riforme introdotte dal governo messicano c'era anche l'abolizione dello schiavismo, perché si ispiravano ai principi della rivoluzione francese. E i Texians si erano portati dietro le mandrie, ma anche molti schiavi. Il Messico, in ogni caso, non accettò la perdita della provincia, anche perché questa situazione venne sancita da una tregua firmata da Santana quando era prigioniero delle truppe del Texas. E quindi aumentò la pressione sui confini. Si arriva nel 1846
e scappa il cosiddetto casus belli che gli Stati Uniti attendevano da tempo. Infatti, a seguito di una scaramuccia, gli USA fecero due cose. Uno, annessione dello Stato del Texas, quindi un'ulteriore stella nella bandiera dell'Unione. Erano peraltro già d'accordo con il governo del Texas, ma soprattutto l'invasione di tutta la parte occidentale dell'America del Nord, che è una entrata dell'esercito nel Messico sino ad arrivare alla capitale città del Messico, cioè fu chiaramente una guerra di tipo espansionistico di cui non si parla granché, ma fu così. D'altra parte, il trattato di pace che fu firmato nel 1947 consentì agli Stati Uniti di ottenere il controllo di Texas, California, Nevada, Utah e altre parti di Stato dell'Unione. Più o meno in un colpo solo, con una marcia fino a Città del Messico, conquistarono una parte di terreno più grande dell'Europa. A oggi il sistema del Colorado rifornisce le aree di Los Angeles, San Diego e Phoenix, sostiene gran parte dell'agricoltura, che è molto ricca da quelle parti lì, ma anche il sistema delle industrie. È stato dopo più di un secolo, dopo quasi un secolo, sottoscritto il Trattato Internazionale delle Acque, che stabiliva una sorta di mutuo scambio di acqua fra Messico e Stati Uniti rispettivamente, ma attraverso Rio Colorado e Rio Grande. Peraltro negli anni 70, e la situazione non è ancora risolta, i messicani hanno contestato questo accordo perché nel frattempo l'acqua è diminuita moltissimo come quantità, ma soprattutto è un'acqua contaminata per tutte quelle che sono le attività industriali nella zona ovest degli Stati Uniti. La situazione non è in questo momento risolta. Un'altra situazione di forte contesa che ha non solo, ma fra i suoi elementi anche l'acqua. Parliamo dello Shatt el-Arab. Lo Shatt el-Arab è sostanzialmente l'estuario comune lungo 150 km del Tigri e l'Eufrate, che sfocia nel Golfo Persico. È un'importantissima via d'acqua percorsa anche da petroliere di medio tonnellaggio. Questo, con il controllo di questa via d'acqua per i trasporti, ma anche per irrigazione e per uso potabile, è oggetto di dispute che si perdono fin dal 1600, quando vi era impero ottomano da una parte e impero persiano da quell'altra. Nel settembre dell'80 l'Iraq, con un pretesto, anche qua qualcosa di simile a quello che capitò prima nel Messico, che sono chiaramente dei pretesti perché poi si vedono delle azioni militari coordinatissime che erano state preparate da tempo, attacca l'Iran per il controllo dell'estuario. Diciamo che Saddam Hussein, pur essendo lo stato dell'Iraq più piccolo dell'Iran, aveva però delle carte a suo favore. Uno, contava sull'isolamento internazionale dell'Iran a seguito dell'andata al potere di Khomeini, e sulla situazione di impreparazione dell'esercito iraniano, perché andando al potere Khomeini tutti quelli che erano i quadri elevati dell'esercito dello Shah erano agli arresti.